Che idea hai di questo mondo così? Ma, insomma, se noi dovessimo aspettare. Sta cambiando però, no? Il mondo Sì, attorno a noi. io credo che sia già cambiato. Noi siamo, io credo già il paese, l'Italia, è già in un'altra dimensione. Cioè, voglio dire, questa testimonianza, anche come dire, struggente, però, insomma, noi non è che possiamo aspettare le crisi mistiche degli italiani per, come dire, andare in un territorio dove già ci troviamo. Noi siamo da quest'altra parte. Noi abbiamo capito che il vaccino ci salva la vita. Abbiamo capito che con i vaccini, vaccinandoci tutti, siamo tornati, riusciamo a tornare a fare una vita quasi normale al tempo del Covid. Certo, al tempo del Covid. Io sono venuto qui, avevo la mascherina. Però torniamo a fare una vita quasi normale. Quindi dobbiamo vaccinarci. Quindi adesso, per tanti mesi non sei venuto qui. Esatto, per molti mesi non sono venuto qui, mentre adesso torno. Allora, siamo già in un'altra dimensione. Abbiamo dati scientifici. Il vaccino, mi spiace smentire il signore che è intervenuto, non è sperimentale. Non è sperimentale. Esatto. Abbiamo detto circa un milione di volte. È una fake news. Però. Ma basta, basta di dover, come dire, andare dietro a questo tipo di ragionamenti. Mi secca dirlo, ma viva la Merkel, mi secca dirlo, ma viva la Merkel che ha detto lockdown per i Novax, basta, è finita. Questo signore che organizza sui trasporti per i Novax, ma basta, intervenisse la polizia, lo fermasse. Cioè, dobbiamo andare avanti. Le minoranze vanno ascoltate, vanno capite, vanno aiutate. Dopodiché, ormai siamo a Totò, cioè dopo, quello che è andato col braccio esatto, di silicone a farsi dopodiché il vaccino. Dopodiché siamo in un'altra dimensione, anche perché le minoranze non hanno alcun diritto di minacciare di morte le maggioranze. La maggioranza degli italiani si è vaccinata, sono andato a fare la terza dose l'altro giorno, c'era una fila di persone per bene, perché adesso sai che cosa c'è? Che dobbiamo anche smetterla di essere politicamente corretti. Io comincio a pensare che le persone che si vaccinano sono persone per bene, perché hanno rispetto per la collettività, hanno rispetto per chi gli sta vicino. E penso che chi non si vaccina, al netto sempre di quelli che hanno paura patologie, ma sono una minoranza, davvero minoranza, al netto di. Poi tutti questi altri, compresi alcuni intellettuali che vanno in televisione per esserci, per continuare ad esserci in televisione, per continuare ad esistere mediaticamente, ecco, io per tutti questi ho disprezzo. Disprezzo. Pietro Senaldi, Daniela Santanchè, è stato molto chiaro, no, Fabrizio? Cioè, non diciamo più, però non avevo capito, vanno convinti, basta, finito. Santanchè, parto da lei.